buongiorno a tutti, grazie davvero che questa partecipazione così numerosa, testimoniata alla presenza dei nostri bambini nelle scuole, ha un significato oggi importante. Un grazie alla Regione, al Vicepresidente Riccardi che assieme alle autorità regionali è presente con noi, grazie all'ingegner Calzolari che è il responsabile del mandamento del Friuli Venezia Giulia per ANAS, grazie all'ingegner Di Marco che ha seguito i lavori in tutto questo periodo e grazie anche alla ditta che ha lavorato, che è presente oggi e che velocemente e in maniera solerte si è adoperata per ripristinare più velocemente possibile questo tratto. Oggi rappresentare l'amministrazione per me è un orgoglio, è un onore come sempre, ma oggi ancora di più, perché credo che parlare oggi di ripartenza della montagna abbia un significato importante, perché da qui, quella notte tra il 28 e il 29 ottobre, abbiamo visto quello che può fare la natura e i danni che può fare la natura quando si ribella. Si è ribellata come 100 anni prima c'era la Grande Guerra, sembrava che proprio a chiusura del centenario si fosse ribellata per farci un segnale che la natura e la storia vanno un po' ad avere questi corsi e ricorsi storici che rimangono poi nella mente di tutti. In questi giorni, in questo momento in particolare, mi pervade nella mente quel passaggio. Io sono stato tra gli ultimi che è passato, non l'ultimo di sicuro, ma tra gli ultimi, assieme al responsabile della protezione civile comunale, che oggi ringrazio lui come ringrazio tutti i ragazzi della protezione civile comunale, perché in quelle notti erano presenti assieme all'amministrazione sul campo. Sono passato con Beppino e siamo passati quando la carreggiata era metà su e metà era già franata. Io ho solo detto va via di corsa, accelere, perché ho avuto paura. E mi è venuto in mente in questi giorni e soprattutto in questi momenti quell'immagine, che credo sia un'immagine che per quelli che hanno visto in quella notte rimarrà ben salda nella propria mente. Oggi rivedere la strada ripristinata, rimettere in piedi il collegamento transfrontaliero, ridare alla 52 bis l'importanza che merita, credo sia un momento di ripartenza, un momento di rinascita che vogliamo pensare a una rinascita quando sarà completato in questi prossimi anni tutto ciò che Vaia nel 2018 ha causato in modo drammatico. Oggi è importante perché chi ha scelto di vivere in montagna trova una soluzione a un dramma che quella notte e quelle notti, quelle giornate ci ha visti duramente messi alla prova. Credo che questo oggi sia il messaggio importante che diamo con questa presenza, con questa inaugurazione, perché qualcuno ha anche detto che non serviva fare inaugurazioni. Io credo invece che oggi il segnale più che mai importante sia dare la dovuta importanza a un momento del genere con la giusta inaugurazione, perché ripartiamo da qui, guardiamo il futuro con rinnovato ottimismo partendo dal ripristino della 52 bis. Grazie di cuore a tutti e buona giornata. Io do la parola per il saluto al vicepresidente Riccardi, che ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie signor Sindaco. Hai fatto bene a dire che il taglio di un nastro e la presenza di tutte queste persone non è una cosa banale. Io sono qui orgogliosamente a rappresentare il Presidente della Regione nel suo ruolo anche di Commissario Straordinario. Sono qui accompagnato dal Vicepresidente del Consiglio Regionale Mazzolini e del Consigliere Regionale Boschetti, che insieme a me rappresentano l'amministrazione, che credo abbia fatto doverosamente un lavoro importante. L'ha fatto come abitudine di questa regione, in una forte alleanza con i comuni, e io voglio ringraziare il sindaco di questa occasione del lavoro che abbiamo fatto insieme. Ringrazio lui per ringraziare tutti i sindaci della montagna con i quali abbiamo cercato di affrontare una esperienza che purtroppo questa regione conosce nel tempo. Questo è un risultato importante del quale voglio ringraziare
anche l'ANAS, soprattutto l'ANAS, per l'impegno, la competenza, la determinazione con la quale ha svolto questa operazione. Lo voglio fare a nome del Presidente della Regione e dell'Assessore alle Infrastrutture Pizzimenti. Non è un'occasione banale riflettere, in particolare davanti, è stata un'occasione felice questa, un'intenzione felice, Sindaco, quello di chiamare le scuole, i bambini, i loro insegnanti, vedo anche numerosi sindaci qui presenti, perché, vedete, noi saremo costretti a guardare con occhi diversi il nostro futuro e in particolare il futuro di quelle aree che hanno una fragilità del loro territorio. Affrontare questi problemi, affrontare le soluzioni a questi problemi, la prevenzione a questi rischi deve essere un fatto di ogni giorno. E io penso che la Protezione Civile della nostra regione, voglio ringraziare qua tutti coloro che si sono impegnati, a partire dalla guida esperta e fortemente competente dell'ingegnere Ristei, che è qui con me, abbiano dato la possibilità di questi risultati. Non è banale avere l'orgoglio di poter dire che dopo 14 mesi un collegamento internazionale, grazie a procedure, scelte, responsabilità delle persone che hanno avuto il coraggio di mettere le firme dove bisognava metterle e assumere le decisioni che bisognava assumere, oggi noi restituiamo a questa comunità la possibilità di poter ritornare ad una vita normale. E lo stiamo facendo in tutta la montagna. Ricordo che soltanto in questo comune sono destinati e sono in cantiere o in procinto di essere avviati i lavori per oltre 8 milioni di euro. È una risposta di sicurezza del territorio, è una risposta di dinamica anche di natura economica che consente il sistema delle imprese, il sistema delle professioni di poter lavorare. Penso che sia una soddisfazione per tutti. E quindi mi sento di dire, a qualche giorno dal ricordo dalla morte dell'onorevole Zamberletti, che ricorderemo a Venzone sabato, come quel modello al quale noi ci siamo ispirati, il Zamberletti 2.0, abbia rinnovato ancora e riconfermato la possibilità che certe cose che sembrano impossibili si possono fare. Abbiamo vissuto la polemica a Lovaro, quel ponte è già aperto. Fortunatamente qui la polemica non c'è stata, qui c'è stato il colpo più duro, e al colpo più duro, dopo 14 mesi, questa strada è nelle condizioni in cui è. È uno sforzo che tutti insieme, e anche e soprattutto la forza che la comunità di Paluzza ci ha dato, perché si è stretta attorno a questo. Quindi grazie davvero a tutto il sistema della Protezione Civile, ai ricordati volontari, tutti ricordiamo quella notte, eravamo un po' divisi in tutto il territorio a capire quali potessero essere gli effetti e soprattutto quali fossero le misure per intervenire. A me pare che questa sia un'operazione riuscita. E come non dobbiamo avere paura di dire le cose che non funzionano per correggerle, non dobbiamo avere ancora più paura nel raccontare i fatti positivi che siamo riusciti a mettere in campo. Quindi, con lo sforzo di tutti, questo è un risultato delle istituzioni, delle comunità, della nostra tecnocrazia, della capacità del Consiglio regionale anche di assumere, della Giunta regionale di assumere decisioni forti, dei comuni che hanno risposto e del sistema delle imprese, delle professioni. Quindi davvero un risultato che io non ho voluto mancare di essere qua questa mattina, perché credo che questo sia il secondo di una serie di occasioni nella quale noi davanti alla nostra comunità possiamo dire ce l'abbiamo fatta anche questa volta, non rinunciando ad un altro aspetto sul quale ci stiamo lavorando. Noi abbiamo 600 cantieri in piedi, stiamo varando il piano che riguarderà un investimento di un altro centinaio di milioni di euro per l'esercizio 2020. Questo deve essere un lavoro che non punta soltanto a ripristinare quello che l'evento meteorologico ha determinato, ma deve essere con la lungimiranza che questo popolo, questa terra, con la quale ha sempre saputo riuscire a trovare le soluzioni per rialzarsi, ci consenta di fare delle opere che prevengano questo, perché Zamberletti ci ha insegnato questo. C'è il problema dell'emergenza, ma la cosa più difficile è quello che succede dopo. Capire quali sono le opere che devono essere realizzate
per contenere dei fenomeni con i quali il tempo ci impone di avere a che fare. Quindi davvero grazie per questa occasione, e l'ultimo pensiero va rivolto ai bambini che sono qua, perché io sono certo che loro ricorderanno questa giornata, e a loro consegniamo questa nostra esperienza perché siano loro a consentire che questa terra, questa meravigliosa terra, in particolare la nostra montagna, recuperi quelle preoccupazioni di marginalità che noi dobbiamo riuscire a sconfiggere. E su questo l'impegno dell'amministrazione di Massimiliano Federica garantisce la piena presenza. Grazie signor Sindaco, e grazie a tutti voi davvero per questa bella giornata. Grazie, io darei la parola all'ingegner Calzolari per ANAS, perché abbiamo lavorato molto, no, ingegner Di Marco, in questo anno. Ecco, quello che rimane oltre al ripristino è l'immagine di quella bretella che in 16 ore ci ha permesso di ridare un po' di normalità, e quella bretella ha sostenuto tutta l'estate un traffico importante, e viva Dio non è successo niente, anche quello è un successo. Buongiorno a tutti, diciamo che questo intervento rappresenta un esempio di come la collaborazione tra le varie istituzioni, la Protezione Civile e la Regione e l'amministrazione comunale possano portare a un ottimo risultato in tempi molto brevi, e testimonia anche l'attenzione e l'impegno che ANAS ha verso la montagna e nei confronti della 52 bis. Infatti sono previsti investimenti di circa 60 milioni di euro nei prossimi anni per intervenire in punti singolari per permettere l'adeguamento e migliorare la circolazione sulla strada statale. Quindi diciamo anche noi siamo molto felici e contenti di essere qui oggi e pensiamo che sia l'inizio di una serie di interventi e di lavori che ci permetteranno di rendere la viabilità verso la montagna molto più agevole e diciamo semplice per diciamo chi deve arrivare in queste zone. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie ingegnere, io adesso darei la parola a Don Tarcisio, perché prima della benedizione due parole sue sono sempre opportune. Sì, siccome io sono uno di quei bambini di cui parlava il Signore qui, vero, che non ricorderanno più tanto, ma ricordano, perché io sono nato lassù, là sopra, e mi ricordo bene quando le nostre mamme diventavano matte quando ci avvicinavamo a quella frana che guardavamo giù, era pericolosissima, non era alberata, c'erano solo sassi e terra, e continuava a venire giù. E questo è senz'altro il punto più delicato e difficile della nostra valle, perché, e qui devo dare adito alla nostra Protezione Civile, ringraziarla veramente, perché sono stati fatti dei lavori importanti di idraulica su questa montagna per tenere un po' calmo il nostro Silverio. E questo è il motivo per cui il paese e i nostri antenati l'hanno costruito lassù. Non si poteva assolutamente costruire qui, perché questa terra qui è stata bonificata. Ho collaborato anch'io con le gerle di Letame e di Scoasse, dicono in Veneto, per rendere buona questa terra che era solo di sassi e di arbusti. Quindi la gente l'ha bonificata, hanno cominciato a fare le case, quando quel mostro lassù sembra che sia un pochettino almeno calmato. Devo dare adito di tutto quel che è stato fatto, ma voglio ricordare che il punto veramente delicato qui della nostra valle è questo. Perché? Perché tutta quella montagna là è venuta a finirla qua. E un po' alla volta, ricordo che nel 1700 Cleulis aveva la sua campagna che arrivava fino a qui dove siamo noi oggi. E qui c'erano i campi e c'era la strada di accesso al paese. Allora questa montagna, venendo avanti qua, ha portato il letto del fiume a spostarsi verso
la montagna, cominciare a mangiare il piede della montagna. E il paese era sopra e ci ha mangiato tutta questa terra e se l'è portata via. Immaginatevi quanta. Ora io devo fare una domanda alla Protezione Civile, perché? Perché nel 1823, 1859, eccetera, ci sono delle date, si è formato questo che lo chiamavano i nostri vecchi il SGOI, il SGOI. Si è formato questa roba qua, questa frana. E da allora mai si è fatto nulla. Si è pensato di mettere in sicurezza la parte destra del letto del Butte, mai, neanche un tronco si è messo a riparo. Questa volta non so chi ringraziare, se la natura, la fortuna o il Padre Eterno, che l'acqua si è spinta di qua e ci ha mangiato la strada statale, meglio che non il paese, perché la mia chiesa la troverei a Paluzza a un certo punto. Ecco, allora, questa volta l'acqua è andata a sbattere di qua, ma la prossima volta può sbattere di là. Rendiamoci conto, cosa succederà? Perché non si è mai pensato di fare un riparo anche dall'altra parte di là? Ecco, è una domanda che voglio fare alla Protezione Civile, visto che c'è un paese sopra. E avete pensato qualche cosa anche di là? O tutto va sempre bene e ci mettiamo in mano alla Dea Fortuna? Non so, ma fortuna in lingua latina vuol dire anche una cosa brutta, tempesta, alluvione, vuol dire che questo è. Allora, nelle mani di chi ci mettiamo? Allora io faccio solo questa domanda, può darsi che la Protezione Civile, in mezzo a questi soldi che sono ingenti, che hanno pensato, vero, di collocare qui, abbiano pensato anche a questo, che non è poco, perché sopra c'è un paese. Ma intanto io sono molto grato per quello che si fa, questo senz'altro, perché vivere qua, lottare, siamo in pochi ormai, è sempre meno, e sono anziani, e allora siamo a lottare qui, guai se ci lasciate soli, non ci lasciate soli logicamente. Abbiamo la fortuna di avere una statale anche, quindi le comunicazioni, no? Quindi, mentre sono grato per tutto quello che si fa, e si vede quello che si sta facendo, perché non siamo ciechi, però ecco, mi sono permesso di mettere, diciamo, in evidenza anche un problema che nessuno, dico, io sono nato, sono 70 anni che sono qua, e nessuno ci ha mai fatto un discorso in questo senso. Ecco, grazie di tutto. Allora procediamo adesso al taglio del nastro, invito la benedizione, prima benedico. Sì. Scusami Don Tarcisio, un lapsus freudiano. C'è un cassetto. No. Sai cosa vuol dire lapsus? È un sasso. Sasso. Cristo figlio di Dio è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini. L'apertura di nuove vie di comunicazione, l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze, congiungere i paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque, contribuisce all'incontro, alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici, per gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera, e per quanti ne beneficeranno. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione. Benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li precede e li accompagni, perché superato ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questa via e su tutti voi qui presenti e rimanga per sempre. Amen. Grazie a voi. Sì, non possiamo andare di qua adesso.